in India un brahmana di nome Arjun Mishra. There was once in India one brahmana and his name was Arjun Mishra. Lui era un bravo devoto, molto povero, e viveva in una piccola casa con un giardino circondato da mura con sua moglie. He was a very sincere and nice devotee. He was very poor and conducting a very simple life. And he was living in a very small house with a garden surrounded by a wall, and he was having with his wife. Ogni giorno lui si alzava molto presto e cantava per molte ore il Maha Mantra Japa Hare Krishna Maha Mantra. Every day he was waking up very, very early in the middle of the night, and he was chanting continuously the name of Krishna with his mother. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna. Dopo lui si dedicava anche alla lettura della Bhagavad Gita e ne scriveva il proprio commento. Then after chanting, he will dedicate himself to read the Bhagavad Gita, and then he will write his own realization, his own commentary. Brahmano hi pradishtoham, amritasya vyasya cha, shashvatasya cha dharmasya, sukasya igantikasya cha. Satatam kirtayam tomam. Loro erano molto poveri e possedevano un solo vestito buono, mentre gli altri erano vecchi e rotti, quindi non uscivano mai insieme, ma solamente una alla volta. They was very poor and they had only one clothes, one good clothes between the two, between the couple. And all the other clothes was very old and torn. So when they will go out, they will have to wear only one cloth, so only one person at a time could be able to go outside the house. Cara, io esco. Arrivo! Oh my dear, I'm going out. Nella cultura vedica, le persone sante sopravvivono mendicando. In the Vedic culture, the saintly person, they survive by begging. Bhiksham dehi, caro gentiluomo, per favore, donami dell'elemosina. Oh dear gentleman, please, give me some donation. Bhiksham dehi, oh dear gentleman, mio caro gentiluomo, oh Prabhu, dammi dell'elemosina. Yes, of course, you look like a salmon. No, I'm not a sad. I won't do anything to take the dust from your lotus feet. Certo, tu sei proprio una persona santa. Posso fare qualsiasi cosa pur di prendere la polvere dei tuoi piedi di loto. Let me see what I can find, please. Wait a minute. My dear Sadhu, I want you to consider all my property to be yours. Mia cara persona santa, voglio considerare tutte le mie proprietà di essere tue. So I'm giving you this potato. Etavani varokesvin, kumsham dharma parasmita, bhakti yoga, bhagavati, tannama granati vi. Thank you, Prabhu. Grazie mille. Questo lo offrirò a Krishna.
Niente appartiene a noi, tutto è di Krishna. All these that you have given me, I will offer to Krishna. Nothing is our possession, everything is of Krishna. Bhiksham Dehi, per favore, caro gentiluomo, donami una qualche cosa. Prego, accetta questa carota. Grazie mille, non so come ripagarti, davvero. Per favore, vieni al nostro programma Namahatta che faremo venerdì. Canteremo dei kirtan e parleremo della Bhagavad Gita. Ah, sì, va bene, va benissimo. Arrivo! Grazie. Bhiksham Dehi. Please join our Namahatta every week and you will be able to progress in your spiritual life. Bhiksham Dehi. Chi può darmi qualcosina da mangiare, per favore? Here, here, qui, qui. Grazie mille, Prabhu. Arrivo. 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 Jai Shri Krishna, Jai Shri Radhe. Man mana bhav mat bhakto madhyaji mam namaskuru mame varsha sisatyam te pratijane priyosi me jai shri krishna. Per non essere di peso lui accettava un po' di elemosina da una casa e un po' da un'altra. For don't be like a heavy burden on the people to who he was begging, he will accept just what was necessary for the day. Just a little bit from each house, proprio come un'ape che raccoglie una piccola quantità di polline da ogni fiore. Just like a bumblebee who can collect a little bit of pollen from each flower. Inoltre questo sistema era un'opportunità per predicare. And also this method was an opportunity to preach. Jai Shri Radhe! Jai Shri Radhe! You can't. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Satatam Kesayanto Mahatma. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna. La moglie cucinava tutta l'offerta e poi la offriva con amore a Shri Krishna. Jai Gurudev! Loro onoravano le sue rimanenze. Ma prasada ki jai! So the wife, she will offer everything that she has cooked with love for Krishna, and then they will honor the Krishna's remnant, the Mahaprasada. In questo modo vivevano una vita in piena coscienza di Krishna, pienamente felici, soddisfatti, e la loro mente non era disturbata dalle ambizioni materiali di questo mondo. In this way they was living a life full of Krishna, fully into Krishna consciousness. Fully happy and satisfied, and their mind was not disturbed by any material ambition of this material world. Sai, cara, la nostra povertà è un grande dono del Signore, è una grande misericordia. Do you know, my dear, I was thinking that our poverty is a great mercy of the Lord. Sì, è vero. Le persone che hanno i soldi si dimenticano di Dio. Perché vogliono sempre comprare tante cose. Yes, this is true. Sometimes the person who are very rich, who have a lot of money, they forget the Supreme Lord because they always desire to have many, many more things and to buy and collect many, many things. Noi però
Ci sentiamo costantemente dipendenti dalla sua grazia. But we feel ourselves constantly dependent by his grace. Ah, my dear. Stavo dormendo, non c'è nessuno. We are sleeping, there is no one here. Una mattina lui si alzò molto presto. One morning he was waking up very, very early. E cantò per molte ore il mantra Hare Krishna. And he was absorbed in chanting the Hare Krishna Maha Mantra for many, many hours, very deeply. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Poi aprì la Bhagavad Gita e ne iniziò a scrivere il commentario. Srimad Bhagavad Gita ki jai! Then he will open his Bhagavad Gita and he will begin to write all the commentary that came in his realization while chanting the holy name. Capitolo 9 della Bhagavad Gita, verso 22. Lo yoga del re dei segreti. Bhagavad Gita, chapter 9, verse 22. The king of all secrets. Ananyas Chintayantumam, Yejana Bariupasate, Tesham Nitya Bhyuktanam, Yogakshemam Vahamyaham. Io, Krishna dice, il mio devoto che costantemente mi pensa con amore e assorto nel servizio a me, io posseggo tutto ciò che ha e gli porto personalmente ciò che desidera. Krishna said, his dear devotee who is always absorbed in his service, intimate service, I will maintain whatever he have and whatever he need, I personally bring to him. Qui Krishna dice che porta personalmente al suo devoto quello di cui ha bisogno. But here Krishna say that he personally bring to his devotee what he really need. Eppure io non posseggo niente, sono io che personalmente devo andare a mendicare. But actually I don't have any possession and me myself every day I have to go outside and beg. Ma non solo questo. But not only this. Krishna con il suo potere crea e mantiene infiniti universi materiali. Supreme Lord Shri Krishna with his own power he can create and maintain infinite material universe. Che bisogno c'è che trasporti qualcosa con il proprio corpo spirituale? What will be the need that he with his spiritual body must come and bring me something? Lui può farlo accadere solo con il suo volere. He can make it happen just by his will. Credo che questo verso sia stato aggiunto da qualcuno. I think that maybe this verse was added by someone. Quindi Arjuna Misha, credendo che non fosse autentico questo verso, prese la sua penna e gli scrisse tre linee sopra. Then Arjuna Misha, thinking that this sloka was not authentic, then he took his pen and crossed it with three lines. Cara, io esco. Oh my dear, I'm going out to beg. Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama.
Hare Hare. Oh, miei cari amici, Bhiksham Dehi, qualcuno può darmi qualcosa? Oh, my dear friend, Bhiksham Dehi, anyone can give me something? Arrivo, Bhiksham Dehi, puoi darmi qualcosa? No. Can you give me something? No. Non ho oggi niente, Prabhu. Non ho niente oggi. Vi ringrazio tanto. I'm sorry today. Non preoccupatevi. Non preoccupate, arrivo! Arrivo! Okay, thanks anyway, don't worry. Bhiksham Dehi, Bhiksham Dehi. Era una giornata estremamente calda e nessuno gli donava nulla. It was, this day was extremely hot and no one will donate to him anything. Questa volta non mi resta altra scelta. Devo tornare dal Prabhu da cui ho mendicato ieri. Today I don't have any other choice. I must go back to this person, to this Prabhu from whom I went yesterday. È permesso? Bhiksham Dehi, Prabhu! Mancia calvata rupia strada, arrivo! I'm very happy to see you. Arrivo! Sono molto felice di vederti. What can I do for you today? Cosa posso fare per te oggi? Scusa se ti disturbo, Prabhu. No. You're welcome to come whenever you want. Scusa se ti disturbo, Prabhu. No, puoi venire ogni volta che vuoi. Non è che avresti qualche verdura da darmi, giusto qualcosina. Non è che maybe you have something to give me, even some few vegetables? Prabhu, I don't have anything to give you today. Please forgive me. No, please no, forgive me. Non fa niente. Oh, Prabhu, God bless you. Jai Radhe. Dio ti benedica. Arrivo. 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 Nessuno nel villaggio ha niente. Vabbè, oggi si digiuna. No one in the village have anything, no problem. Today we fast. Speriamo che mia moglie non si arrabbi. I hope that my wife will not be angry. Chi è che bussa nel giardino? Oddio, non posso aprire con questi vestiti così vecchi e rotti. Who is knocking from the garden? Oh, I cannot go out because I only have these very old and torn clothes. Facciamo finta che non ci sia nessuno. Let's hide here. I will be in silence that I pretend that no one is in the house. My master ordered me to bring you these things. Quando lei udì il suono della voce, notò che era molto dolce. Non aveva mai sentito una voce così bella in tutta la sua vita. Quindi non riuscì a resistere e alzò lo sguardo. She had never heard such a sweet voice, so... She had to look up and she noticed his beautiful face.
thank you, but this is a is so many different things. Too many things you have brought here. Yeah. Cosa ti è successo? Tuo marito. Tardava a portarti queste cose e mi ha fatto questo. It was what happened to you? It was your husband. Because I was too slow and he was afraid I will come late home, so he had done this to me, this scar. Cosa? What? Lui veramente ti ha fatto questo. He really did this to you. Non pensavo avesse un cuore così di pietra. I could never think that he had such a heart like a stone. Appena tornerà a casa, dovrà vedersela con me. As soon as he will come back, he will have to face me. Guarda, vieni. Aspettami giù in giardino. Ti preparerò del fantastico prasada. Ok, come with me. Prasada. Just wait with me in the garden and I will prepare to you some very sweet prasada. Tadbiyam kampam susavikshamano Dhanana evatmakritam vipakam Ridvagva purbir Vidadhan namaste Jivetayo muktipade sadaya bhak. Oh Krishna, tutte le difficoltà sono un tuo grande dono. Oh Krishna, all the difficulties are your great present. In questo modo tu vuoi rendermi umile e purificarmi. In this way you want to make me humble and purify me. Tutte le situazioni, anche quelle che recano un po' di sofferenza. And it's all the situation, even that situation which caused me some suffering. È un tuo grande dono. All is your great present. Io so di meritare un destino molto peggiore di questo. I know that I should get a much worse destiny than this, what you have given me. Ma tu mi dai un piccolo problemino e mi perdoni tutto il resto. But you just give me a very slight problem and you forgive all the rest. E quando vedi che nelle difficoltà io non dimentico mai di glorificare i tuoi piedi di loto, Krishna. And when you see that in any difficulty I never forget to glorify your lotus feet, Krishna. Questa è un'occasione per comprare il tuo cuore. This is a great opportunity to buy your heart, to bound your heart. Ma com'è possibile? Io non sono riuscito a mendicare niente oggi. Ma how is possible that you are cooking? I didn't bag anything today. Come hai potuto mendicare così tante cose e farle portare tutte a quel ragazzo? What? How could you bag so many different things and you also make this young boy to carry everything was so heavy? Ma io non sono riuscito a mendicare niente oggi. But it's not true, today I didn't collect anything. Abbiamo così tanta roba che ci passerà per più di 6 mesi. What do you say? We have so many things that it will be enough for more than 6 months. E tu? Ma... hai picchiato così forte fino a farlo sanguinare. And you beat him so much up to make him, even you scratch him and he was bleeding. Io oggi non ho mendicato nulla e non conosco nessun ragazzo. Io non ho picchiato proprio nessuno. I don't know anyone. Today I was not able to beg anything and I also never meet any young boy. Vieni, vieni, ci sta aspettando. Come with me, he's waiting with us in the garden. La moglie prese il marito e lo portò nel giardino. Ma! The wife bring his husband into the garden. Ma quando arrivano non c'era nessuno e la porta era chiusa dall'interno. But when they arrived there,
No one was there in the garden, and the door was locked from the inside. È sparito! Arjun Mishra iniziò a pensare a cosa stesse accadendo. Then Arjun Mishra began to think on what was happening. Corse velocemente nel suo tempio e aprì la Bhagavad Gita. Then he ran very fast into his temple and he opened his Bhagavad Gita. E notò che le tre righe che aveva fatto erano state rimosse. And he noticed that this free line that he made on this loka had been removed. Oh Gopinath! Oh Krishna! Non ho creduto alle tue parole! Come ho potuto? Sono un grande offensore! Oh Gopinath! Oh Krishna! I'm a great offender! How come that I could not believe to your words? Tu sei così fortunata! Hai visto Krishna! Oh, you are so fortunate! You have seen Shri Krishna! Ma io invece sono un grande offensore! But I'm a great offender! Non ho creduto alle sue parole! I did not trust his words! E lui, nonostante sia così soffice! And although he is so soft! Ha fatto un così duro lavoro per portare queste cose qui! He did such a hard work to bring all the things here to us. Provando che le sue parole nella Bhagavad Gita sono completamente vere. Proving that all his words in the Bhagavad Gita are completely true. Oh Govinda! Oh Govinda! Oh Gopal! Oh Gopal! This beautiful drama. Grazie mille per questo fantastico teatro. My Gurudev has written this story in his commentary on Bhagavad Gita. Il mio Gurudev ha scritto questa storia nel suo commento alla Bhagavad Gita. To teach us that if we will serve Krishna, then Krishna will manage everything in your life. Personally, he will do. Per insegnarci che se noi ci arrendiamo a Krishna, lui personalmente organizzerà tutto quanto nella nostra vita. But you have to put some faith in his words. Però dobbiamo mettere una piccola fede in questo parola. Perché prima di tutto lui ci testerà. And at that time you have to be very patient. E in quel momento dobbiamo essere molto pazienti. Because Krishna for sure is coming, he's on the way. Perché Krishna sicuramente sta arrivando e lui si è già incamminato. So thank you very much to Arjun Mishra. This is Mitra. If you are Grihastha householders, try to live ideal Grihastha ashram like them. Se siete devoti sposati di Grihastha, cercate di vivere in questa maniera ideale, proprio come loro. And thank you very much to the neighbor also. Sweet Gopinath, who is always controlled by the love of his soul. Yeah.